Buonasera a tutti e ben ritrovati. È con piacere, con immenso piacere, che accolgo i miei due ospiti. Cristiano Dorigo, benvenuto Cristiano, autore del Buonasera libro che Michele. presentiamo stasera, e Grazie. Emanuele Petener, Buonasera. che partecipa dalla Florida. Chi mi segue l'ha già conosciuto, l'abbiamo già incontrato con almeno due libri che abbiamo presentato. L'ultimo era su John Fante, il precedente era Floridiana. Abbiamo presentati insieme e stasera è qui in veste di autore della postfazione del libro di Cristiano. Anche lui mi aiuterà a fare domande, metteremo sotto torchio Cristiano. Vero Cristiano? Va bene, dai, Bella. vediamo cosa succede. Come si suol dire? Cristiano Dorigo, operatore sociale da 30 anni e autore di diversi libri, anche curatore di diversi libri per diverse case editrici, tra le quali ricordo Marsilio. Tu correggimi se dico qualcosa di errato. Cerco anche di leggere, Cristiano, però ecco, perché hai scritto per tantissime case editrici. Dicevo appunto Marsilio, Einaudi, Helvetia, Priamo. Il libro che presentiamo questa sera è intitolato Acque Alte ed è edito da Editore Meligrano nella collana Priamo. È un libro che mi permetto di definire elegante. Elegante non solo per come appare nella veste grafica di con una bellissima copertina, ma elegante nella scrittura, elegante nel trattare temi importanti, temi che potrebbero diventare retorici, ma invece sono trattati, ripeto, con estrema eleganza. E con eleganza intendo uno stile misurato, uno stile che andremo a scoprire insieme. Parto subito con la prima domanda perché non voglio portare via tempo ai miei due ospiti, anche perché sono veramente contenta di rivedere anche Emanuele. Anch'io. Cristiano, nella primissima pagina dove fai i ringraziamenti, dici che questo libro, tu scrivi che questo libro ha avuto un percorso complesso. Che genesi ha avuto questo libro? Questo libro ha avuto una genesi particolare, nel senso che io volevo starmene fuori e parlare delle mie ragazze, le chiamo così, le chiamo così anche nel libro. Nel senso che dopo molti anni io mi occupo di adolescenti dal 2000 e a questo progetto a cui sto ancora lavorando dal 2003 e dopo tanti anni, con molti scrupoli, con molte, perché il mio pensiero principale era quello di non tradire la loro fiducia, i loro segreti, il nostro rapporto, diciamo, ho deciso che era giunta l'ora di rendere loro omaggio. Mi sentivo di far loro un omaggio e avevo scritto una sorta di novella, di novelle, una per ciascuna lettera dell'alfabeto, con nomi di fiori per, come dire, salvaguardare l'identità delle ragazze, ma poi perché mi sembrava che fosse fiore bello, non so come dire, e io pensavo alla mia vita come è cambiata da quando le ho conosciute. Tieni presente che in questi anni ho conosciuto quasi 55 ragazze, 55 storie. Volevo raccontare di loro, volevo farlo uscendo dallo stile pruriginoso, giornalistico, scandalistico e volevo parlarne con affetto, perché mi interessava e mi interesserebbe ragionare su questi argomenti, su argomenti che sono molto di moda e sono trattati spesso in malo modo, vedi la violenza di genere, vedi questi titoli scandalistici sui giornali, eccetera, e volevo invece rendere, come dire, omaggio a queste persone che hanno arricchito la mia vita. E avevo scritto queste novelle, diciamo, proposte a degli editor. Questi editor, però, un paio di editori anche abbastanza in vista, insomma, mi hanno risposto più o meno, queste storie
non sono abbastanza tecniche da essere saggistiche, da farne saggistica, e non sono abbastanza, come dire, perciabili per diventare un libro di narrativa. E in tal senso, quindi, non devo rinunciare al progetto e ho tentato quindi di ricostruirlo, di ripensarlo, aggiungendo quello che poi probabilmente andremo a vedere insieme. E poi la genesi è stata molto complicata, perché io l'ho sottoposto ad alcuni amici scrittori, tra cui Emanuele, mi viene da dire soprattutto Emanuele, soprattutto Elisabetta, soprattutto Corrado Passi, che è stato gentilissimo ad aiutarmi anche nell'editing. E, ci sta seguendo Corrado Passi, perché ha salutato in chat. Dal Sudafrica. Dal Sudafrica, da Cape Town lui è in questo momento. Ed è stato, sono state le persone, insieme agli altri che ringrazio, fondamentali, perché a un certo punto ero davvero incerto, inceppavo, non mi convincevo, e invece è stato grazie a loro, insomma, che ho, alla fine siamo arrivati a questo risultato, che è un risultato, devo dire, soddisfacente. Molto. E spero, per chi legge, anche arricchente, benché, come dicevi tu, con temi che sfiorano di appena un millimetro certa retorica che si sente molto, insomma, di cui si parla molto, e si parla molto, secondo me, a sproposito molto spesso. Certo. Tu hai dato una struttura, tra l'altro, molto particolare al libro, perché queste storie legate a queste ragazze con i nomi dei fiori si alternano a momenti estremamente intimistici, e sono momenti che tu, in cui tu tracci e anche lì tocchi argomenti forti. Io non mi vergogno a dire che, leggendo un passo, io proprio ho pianto e ho chiuso il libro e ho detto: lo riprendo domani, perché vabbè, è vero. Ma non perché ci fosse retorica, attenzione, ma perché tu hai, con quelle parole che hai utilizzato, estremamente misurate, però riesci a toccare le corde dell'anima, che, vabbè, dopo chiaramente chi è stato toccato da certe esperienze è logicamente più coinvolto. Ecco. Però io non anticipo niente, vedi che sto sul vago, perché vorrei che fossi tu a spiegare. No, non, è una questione proprio personale, non mi piace portar via le parole all'autore, perché tu, assieme a Emanuele, assieme a, insomma, Elisabetta, avete creato questo, magari avete creato insieme questa struttura, ed è giusto che la spieghi tu, ecco, perché è una struttura estremamente originale ed estremamente interessante. Quindi io posso solo dire che hai immaginato delle acqua alta, qualcosa di ineluttabile, fra l'altro, l'acqua che diventa ineluttabile, e tu in un punto X. Sì, allora la struttura è mia. Mi hanno aiutato nei contenuti, devo dire, mi ha aiutato molto, mi ha aiutato anche in termini proprio di spinta, di calore, in un momento in cui probabilmente ne avevo bisogno. La struttura, allora, il libro è, c'è questa persona, questo autore, che, saputo che Venezia sarebbe stata allagata per un tot di giorni, almeno una settimana, decide di chiudersi dentro casa e finire finalmente un progetto che c'era nella sua testa da tanto tempo, e dice: o lo faccio adesso che sono costretto a stare chiuso dentro casa, o non lo faccio più, perché me lo sto portando avanti da molto. E il progetto riguardava il progetto delle ragazze. All'interno di quell'appartamento, però, dove lui si chiude, letteralmente come tutta la città del resto, come dire, stando chiusi in un piccolo appartamento per una settimana, accadono molte cose. E una cosa che lui sapeva sarebbe accaduta è stata quella di essere visitato dai suoi fantasmi interiori, che sono i familiari nei confronti dei quali
doveva fare chiudere dei conti. E stando là dentro riesce a farlo, riesce a chiudere questo progetto, riesce a fare i conti con questo, ad aprirsi quindi nuovamente alla una vita sana, diciamo, e sullo sfondo c'è la città che ama, la città in cui vive, che è Venezia, e quindi, come dire, Acque Alte riguarda la città di Venezia, ma riguarda anche le storie delle ragazze e riguarda la propria storia, nel senso che le Acque Alte vissute nei termini di disgrazia, così di cataclisma, di lo costringono ad affrontare i propri, diciamo, fantasmi, i propri. E lo scrivi, tu dici, sì. Credo di essere giunto al punto X, quello in cui si fanno i conti con la propria storia, senza scorciatoie o scappatoie. Quindi, una cosa ineluttabile. Faccio una domanda ad Emanuele, perché si sta rilassando un po' troppo. No, tutt'altro. Devo dire che ti dirò, Michela, che anzi, devo stare attenta a parlare perché sono un po' commosso. Sì, immagino, perché aver partecipato a questo progetto credo che sia veramente qualcosa di coinvolgente. Tu hai scritto la postfazione. Intanto, perché una postfazione? E poi mi hanno colpito due parole che ho individuato. La parola pudore e la parola parola. Ecco, mi hanno colpito. Tu hai messo l'accento su questi due aspetti, Emanuele. Quindi lascio a te il commento, perché sono due aspetti pregnanti nel libro di Cristiano. Ti dicevo, infatti, è proprio, ma non faccio che proseguire quello che dicevi tu precedentemente. Anche adesso, sentendo parlare Cristiano, non posso evitare di sentire una commozione nel petto, ed è la commozione che io ho avvertito leggendo questo libro. Ora, conoscevo già diverse di queste storie perché Cristiano me ne ha parlato, siamo legati da amicizia ormai da tanti anni, quindi qualche volta Cristiano mi raccontava, sempre da professionista, quindi senza andare eccessivamente nei dettagli e ovviamente mantenendo l'anonimato delle persone, alcune di queste storie. E lo ha sempre fatto con molto pudore, con molto delicatezza e soprattutto senza il minimo di retorica. E tuttavia questo non vuol dire che sarebbe stato capace di fare lo stesso scrivendole queste storie, perché un conto è parlare, un conto è scrivere. Invece la cosa straordinaria, ed è quello che paradossalmente commuove, è che Cristiano è riuscito a scrivere queste storie, compresa la sua storia, evitando anche una virgola di retorica, anche le pause, gli a capo, non sono retorici in quello che ha scritto Cristiano. Le pause possono essere molto retoriche. E quindi queste storie sì, sono commoventi in sé, ma è il modo in cui lui ne ha scritto, con una delicatezza, con un pudore tali che strappano il cuore, secondo me. È proprio il modo in cui le ha scritte che ce le rende così care, che ci fa piangere, ma anche ci rende felici, perché comunque attraverso il modo in cui l'ha scritto Cristiano è riuscito a trovare la bellezza nel dolore. Cioè, nella letteratura attuale, nella cronaca attuale, nell'arte attuale, nel cinema, eccetera, il dolore ci viene svenduto, ci viene buttato addosso, perché il dolore tira, evidentemente, e viene molto spesso contrabbandato in modo volgare, senza alcuna delicatezza, senza nessun pudore. Evidentemente chi lo trasmette finge un interessamento che non è tale. Invece qui si sente che sono veramente le sue ragazze.
Qui il dolore non ha bisogno di essere enfatizzato perché è tale. E il modo pudico, la parola pudore ormai è una parola fuori moda, sembra quasi che dovremmo vergognarci ad avere pudore. E invece il pudore e l'arte con la quale Cristiano ci presenta queste storie, ripeto, intrecciandole artisticamente alla sua storia, comunque alle sue storie, e beh, questo non può fare a meno che commuoverci e allo stesso tempo renderci felici perché stiamo attraversando, leggendo un'opera d'arte, perché, ripeto, nel dolore cogliamo la luce, la bellezza, perché questo può sembrare blasfemo, ma è così, nel dolore c'è bellezza. Nel Ah, sì. dolore c'è bellezza. Sono E con... Sì, quindi, sono d'accordo. ogni parola, dicevi appunto delle parole, ogni parola è calibrata, che non vuol dire che non sia spontanea, ma è pesata. È pesata, non va mai oltre. E questo, ma vi ripeto, chi ha avuto la fortuna di ascoltarci all'inizio dell'introduzione di Cristiano, già nel modo in cui lui ne parla e come ne parla poi ne ha scritto, è quello che inevitabilmente smuove qualcosa dentro il nostro petto e ci produce un sentimento di commozione che però non è tristezza perché è comunque la trasformazione del dolore in luce, la luce della parola scritta. Sono d'accordo. Io vi comunico, non metto a video, ma ci sono tanti amici che vi stanno seguendo, contenti di Che seguirvi. C'è bello. Annalisa Bruni, sì, c'è Corrado Passi, c'è Caterina Schiavon, c'è Francesco, c'è Cristiana Giacometti, Marco Crestani, Elisabetta Baldisserotto, Monica Bianchetti. Ecco, quindi ci sono parecchi amici che ci stanno seguendo e quindi mi fa molto piacere perché... insomma, in questo momento, cioè, perché è un libro che, ripeto, è molto intenso e molto interessante. Tra l'altro, c'è subito una considerazione di Cristiana Giacometti, ve la metto questa sì a video, che dice: libro davvero molto commovente. Io lo sto leggendo pian piano perché è davvero così profondo e potente e davvero ringrazio di cuore Cristiano. Quindi vi ascolto con interesse. Quindi è vero, potente. Senti, c'è una domanda, Cristiano, che tu poni all'interno di una storia. Sono storie dolorose, stiamo sulle ragazze, poi però passerò anche alla Volentieri, tua storia, volentieri. perché c'è tutta una serie di simboli e di oggetti, tra virgolette. Queste storie sono storie dolorose, sono storie di abusi fisici, psicologici che avvengono alcuni all'interno della famiglia, sono storie di ragazze con problemi alimentari, sono storie, ripeto, dolorose. E tu a un certo punto poni la domanda: come ci si salva dai dolori della vita? E nella tua esperienza, com'è stato riuscire a superare questi profondi dolori, ammesso che si riesca veramente poi a superarli davvero. Allora, adesso tento di rispondere, in realtà la Cioè, risposta sarà ammesso molto che, cioè, nella tua banale, esperienza, ecco. però ci tenevo a dire una cosa, tu hai parlato del libro bello e visto che c'è Marco Crestani, io volevo ringraziare Marco Crestani che l'ha pensato e costruito, è stato lui a farne la copertina, eccetera. E poi volevo ringraziare anche Giuseppe Merigrana, l'editore, che è un editore indipendente, la collana Priamo è una collana molto bella, ma come tutti gli editori indipendenti, tu ne sai qualcosa, Michela, perché tu Eh sì. intervisti i grandi nomi e i grandi editori e anche quelli invece, gli indipendenti che fanno fatica a farsi notare e a E lo faccio con emergere. molto piacere, lo sottolineo perché meritano di essere notati. Sì, settimana scorsa, tra l'altro. Settimana scorsa, 2 settimane fa, non mi ricordo, c'era anche Tiziano Scarpa, e tra l'altro poi volevo dire una cosa, lui parlava di verità e citava un autore che io qui dentro, proprio nella quotidianità, cito
parecchio e mi confronto anche rispetto a come lui avrebbe potuto scrivere queste storie. Io in tanti anni ho imparato una cosa, ti dirò che quando si inizia a lavorare nel sociale, adesso generalizzo e mi scuso per questo, ma sia come l'idea, somiglia un po' forse anche alla scrittura, che si può cambiare qualcosa. In realtà io non so se si può cambiare qualcosa, ma si può fare compagnia. E ce lo diciamo spesso con le colleghe con cui lavoriamo da tanti anni, che basta non scappare, basta stare vicini e basta, nel caso di ragazze che hanno avuto figure adulte che in qualche misura hanno tradito la loro fiducia, e quando da bambino o da ragazzo la tua fiducia viene tradita, è difficile poi costruire una vita basata sul posso fidarmi di quella persona. Infatti una delle cose che noi tentiamo dopo anni buttati via, tra virgolette, è quella di costruire reti attorno che possano essere di sostegno. Del resto tutti noi adulti, passami i termini normali, che abbiamo vite normali, se non avessimo una rete saremmo disperati, insomma, saremmo... questo libro, se io non avevo gli amici con cui mi confrontavo, l'avrei francamente mollato là, insomma. E quindi la risposta è: non lo so se si superano, non so come, ma so che se si costruiscono delle reti e si costruiscono figure adulte che non scappano di fronte alla crisi, di fronte al momento, ai momenti cruciali, è quello. Voi fate gli insegnanti, sia tu che Emanuele, io credo che possiate capirmi, no? Ci sono molti modi di stare con i ragazzi. Sicuramente se noi stiamo con loro, c'è questa metafora, no? Che si usa molto che si usa nei corsi di formazione, no? E che chi ha figli ben conosce, che è quello di... non mettere troppo il naso, parliamo di adolescenti, nel mio caso poi sono giovani adulti, cioè neo maggiorenni, però con l'adolescente in generale non si deve mettere troppo il naso, perché se si invade appena, ah, vabbè, veniamo squalificati subito, ci mandano guai, ma guai a non guardarli, ma guai a non ascoltarli, a non pensarli. Io credo che anche quando ci sono storie un po' pesanti, la testimonianza, cioè lo stare insieme, sia la cosa migliore. Non parliamo ovviamente non sto parlando di terapia, la psicoterapia poi e l'aiuto terapeutico è un'altra cosa. Parlo proprio di stare con adolescenti, con ragazzi, insomma, che hanno avuto delle difficoltà, hanno avuto delle sfortune, hanno avuto delle figure adulte non solo poco significative, ma magari anche che hanno fatto qualcosa che sì. Quando tu parli di racconti la storia di Genziana, racconti la storia di, a parte che mi sono chiesta qual è stato il criterio nel scegliere i nomi dei fiori, se era casuale o se invece c'era qualche simbolo, qualche attinenza con la storia. Però a parte questa, che è una domanda banale, me ne rendo conto, tu dici che c'è un prima e un dopo, cioè, e dici anche che i cambiamenti avvengono all'improvviso. Allora, i nomi dei fiori, io non conosco il significato dei fiori. Quindi... No, neanche io. La domanda mi sono resa conto che è banale. Se potrebbe essere superato. Avevo chiesto anche aiuto a Elisabetta di darmi una mano, ma no. No, per cui non sono attinenti alle loro storie. Sono venuti così. Sì. I fiori però di per sé sono una metafora di delicatezza, di bellezza, di vulnerabilità. A prescindere dai fiori diversi, hanno nomi bellissimi, perché i fiori, anche i nomi dei fiori sono belli. E quindi sì, ma anch'io mi sono chiesto comunque se ci potesse essere un significato più,
più nascosto, ma è un'altra delle cose che mi è piaciuto anche per questo porsi sempre un po' a distanza, cioè dar loro nome di fiori anziché nomi reali pur inventati, è sempre un modo per comunque trasformare una realtà in arte. Questo, io spero che questo libro veramente venga letto il più possibile, che vi sia un passaparola, perché è la dimostrazione di quanto la letteratura possa ancora essere potente, meravigliosa. Voglio dire, dopo questo libro non si esce depressi come da tanti libri che cavalcano l'attualità e, come dicevo prima, smerciano la sofferenza. Anche libri di autori famosi, anche libri di autori classici, io c'ho in testa Pasolini. No, qua è diverso, è diverso. Da questo libro si esce rigenerati, perché si esce da un'esperienza letteraria, ma la letteratura è vita. Sì, sì, è vero. È vero, è vero. Sono d'accordo. Si esce è incredibile, ma si finisce e si è contenti, si è cambiati, si è pianto, Michela, ma si esce bene. E facciamo insieme, bisogna riconoscere che facciamo anche un percorso interiore insieme a Cristiano per certi aspetti, perché soprattutto sei figli e quindi c'è questo passaggio generazionale che ti fa riflettere quantomeno. Quindi volevo chiudere però, perché non volevo eludere la domanda, mi è venuto in mente che poi non avevo risposto rispetto ai cambiamenti. Il prima e il dopo, i cambiamenti che avvengono in maniera... Anche questo è frutto dell'esperienza e io mi rifaccio anche a certi scritti che ho letto negli anni, quando praticavo molto di più, anzi adesso praticamente non più. La meditazione, quindi la scrittura di certi mistici che dicevano che non servono grandi attestati, grandi storie, grandi per il cambiamento. Il cambiamento è adesso e succede all'improvviso. Uno deve decidere di mettersi e di aprirsi alla possibilità che qualcosa può cambiare. Genziana è una di quelle che non ci credeva, che si nascondeva, che viveva le vite degli altri. Ricordo il periodo, lei stava chiusa in camera, guardava i suoi programmi e la sua vita era una vita per interposta, neanche persona, perché è persona in carne e ossa, per interposto personaggio. E poi a un certo punto, e guai a dire che lei ce l'avrebbe fatta, guai, lei doveva avere assolutamente l'alibi, no, anche se va tutto bene, non va tutto bene, va tutto male. Questo per quello che dicevamo prima, per la questione della difficoltà a fidarsi, a lasciarsi un po' andare. E lei a un certo punto... E non si sa mai quando e come, perché se lo sapessimo avremmo salvato il mondo. ha deciso che forse poteva. E in quel momento c'è il prima e il dopo. Poi come questo avviene è lungo, no, lo sappiamo, insomma. Ma è il momento, è come dire, non ci avevo pensato, ma grazie alla tua domanda, è come dire la nascita, non parlavamo dei figli. La nascita è una rovina, tac, e dopo ci mette 9 mesi e poi ci mette una vita a diventare una persona quasi sempre, non sempre. Insomma. E in questo senso il cambiamento avviene in un attimo, cioè c'è un prima e un dopo. C'è un momento in cui si decide che, e chissà da cosa... cosa è dovuto, non si sa mai, insomma. Credo che questo valga però per tutte le esistenze nostre. Un giorno Emma avrà deciso di partire per l'America e da là c'è stato un prima e un dopo. Poi c'è stata tutta la fatica, il coro, e questo riguarda per molte fasi della nostra vita tutti noi,
indifferentemente, insomma. Nel caso di ragazze che invece non dovevano fare esperienza di... Poi non lo so se è giusto, Questo è quello che penso io. Certo. Lo butto là. A me, per esempio, ha colpito, e dopo chiederò anche ad Emma che quale tra le storie l'ha colpito, ma a me ha colpito quella narrata dal padre. È stato veramente coraggioso. Questo equilibrio raggiunto, che lui sente di aver raggiunto, e la ripete 2 o 3 volte la parola equilibrio. Sì, che poi è l'equilibrio... Lascio a te ovviamente la spiegazione. Non... Beh, quella è una, devo dire, appartiene poi a una... Vabbè, chi scrive lo sa. Chi scrive non butta via niente. È come far cena, aprire il frigorifero e mettersi a cena. No, quello era un pezzo che avevo già scritto, eccetera, e che mi sembrava molto... molto interessante da mettere dentro. Pensa che una volta avevo fatto un reading, ero in montagna, mi ricordo, sul Grappa. Avevo fatto un reading e avevo letto quel racconto che era ancora però meno raffinato, meno lavorato di adesso. E alla fine una signora è venuta da me a lamentarsi che io avrei dovuto avvisare che parlavo di una storia simile, perché io non potevo sapere se urtavo la sensibilità delle persone, eccetera. Insomma, quella storia io ho detto, mi dispiace, ma non è che è mi... No. Però sì, l'equilibrio anche a me è piaciuto molto. È piaciuta molto quell'idea di un equilibrio, no? Che più la ragazza perdeva peso, più lui ne portava in sé per far sì che i loro due pesi, e non solo i pesi, insomma, e anche il rapporto, insomma, rimanesse sempre uguale. Insomma, no? Però sentiamo Emma cosa dice. No, allora, io ho fatto i miei compiti a casa stamattina, perché immaginavo una domanda del genere. Insomma, mai che presentato, ci abbiamo nulla. E allora, giustamente, i nomi si confondono, che tra l'altro, secondo me, è anche molto importante questo, che i nomi si confondano, perché anche questo è un modo per trasformare la realtà dolorosa di ciascuno in una fiaba. Non vuol dire che una vale l'altra, ma c'è questa trasformazione, questo passaggio verso un mondo quasi onirico. Comunque, le avevo guardate le mie preferite, mi spiace un po', Are, non voglio fare una classifica, sono tutte bellissime, comprese le storie, adesso credo, Michela, che vorrei probabilmente passare quelle storie che il narratore racconta. Le sue storie personali. Comunque è Dalia e Genziana. La mia risposta. Tu? Siete rimasti male? Perché? No, io no, assolutamente. Lasciamo la parola a Cristiano per... No, volevo dire, è importante, dico il narratore, perché in realtà c'è sempre un po' da... chiaramente quest'opera ha una matrice autobiografica, ma solo nel senso che l'autore ha adoperato un materiale reale che conosce estremamente bene, che non vuol dire in realtà che sia autobiografico, perché a Cristiano non interessava mettere in campo la sua vita o appunto in modo nudo la vita delle sue ragazze. Interessava un lavoro di trasformazione. E quindi anche qui bene dire... il narratore, anche il narratore ovviamente si ispira alla vita dell'autore, ma sulla pagina la trasforma. Questa è una cosa che può sembrare banale, ma che molto spesso sfugge ed è fondamentale, secondo me, sottolineare. E quindi il narratore, oltre a raccontare la storia di questi fiori, racconta a un certo punto anche la storia dei suoi dolori personali. Prego, Michela, ti lascio la parola. No,
Senti, tu hai costruito, dopo passiamo alla storia del narratore, ma giusto per creare una cesura e non passare così, io volevo tornare un attimo sullo stile. Uno stile che ha un ricorso frequentissimo alle anafore, quindi assume tutta una valenza poetica in certi passaggi. Non mi sono messa a contare il numero di sillabe di certi versi perché sono sicura che avrei trovato anche lì qualcosa di ulteriormente poetico. E poi è costruito molto sulle dicotomie, cioè sugli opposti. Allora, abbiamo visto il prima e il dopo, ma me li sono segnata perché il fuori e il dentro, il giorno e la notte, perché fa parte un po' della struttura quello, l'istinto, che si traduce poi in ansia, e rispetto alla ragione, le emozioni rispetto al cerebralismo, l'alternarsi perpetuo di due stati d'animo, quindi la leggerezza e la pesantezza. Mi sono fatto proprio gli appunti perché emergevano proprio questi opposti. La pace, a un certo punto tu parli di pace acquosa, riferendoti al discorso del liquido amniotico, della madre, così, rispetto ad un tormento solido. Ecco, quindi, e non ultimo, ma non meno importante, il male e il bene. Quindi questa è una costruzione che hai fatto di proposito o è scaturita naturalmente proprio da un po' dalle storie e dalla storia del narratore. Dovrei dire che sono tutte volute sin dall'inizio. No, in realtà io Secondo qui me sì, perché parlo, no, parlo di quanto io, come dicevamo all'inizio, abbia avuto bisogno di uno sguardo esterno e volevo tessere lodi proprio degli editor, delle persone che ti aiutano proprio nella riscrittura del testo, a cogliere gli aspetti che vanno bene e che non vanno bene. Dopodiché, questo degli opposti che convivono, credo che siano, me li fai notare tu, Michela. Però fanno parte del mio modo di concepire un po', come dire, gli aspetti della vita, no? Gli aspetti che siamo pieni di contraddizioni e spesso la cultura, specie si dice sempre, la cultura occidentale tende a dividere sempre, no? E invece, secondo me, tutto quello che ci succede, tutto quello che siamo, tutto quello che viviamo e che comunichiamo, eccetera, è proprio frutto di queste contraddizioni e secondo me, tornando a quella cosa che dicevamo prima, fa parte del scoprire un equilibrio, insomma, no? certo, una sintesi degli opposti che ti Sì, dici tu, Emma. per cui anche queste ragazze che hanno conosciuto che hanno convissuto e hanno attraversato, è proprio no, il discorso del processo, dell'attraversare le cose. Noi ci mettiamo una vita a capire che la nostra vita è un processo che ci porta un po' a comprenderla. Ed è proprio questo, quando si armonizzano, no, le contraddizioni, si impara a vivere e credo che questo quindi, tutte queste parole che un po' si scontrano ma anche convivono siano frutto di questo. Non Ascolta, le avevo pensate così, per cui ti certo. ringrazio, me le segno C'è la dopo. richiesta da parte di Monica Bianchetti di potete leggere qualche riga. E
E poi anche, cioè, aggiungo anche, ti metto a video un'osservazione di Caterina che dice: si tratta di un'opera che ha molto di autobiografico, ma di un'autobio che assume valore universale. E sono completamente d'accordo anch'io, perché è proprio uno dei Grazie, valori della grazie. tua. Ecco, lascio a voi la lettura di la scelta di un passo, visto che viene richiesto, se vuoi leggere qualche riga, Cristiano o Emma. Cristiano, per carità di Dio, il più grande lettore del mondo. Ah, allora. Emma lo sa che io Allora a ci te, Cristiano, prendiamo scelgo in giro. un passo da leggere che prediligi. Allora, dai, leggo quello che ho letto anche alla presentazione e che non l'avevo preparato, per cui mi cogliete un po'. Ecco, allora, dai, brevissimo. Pensavo che prima o poi si sarebbe verificata l'occasione per dire quello che ho sempre faticato a dirgli, ma alla fine non ci sono riuscito. Non sono riuscito perché è arrivato l'ultimo giorno, che sapevo sarebbe arrivato, ma non mi aspettavo proprio in quel momento. Il venerdì pomeriggio eravamo andati a salutarlo con mia figlia e mio fratello, le persone che amava di più. Il sabato mattina dopo non c'era più. Sono rimasto scioccato, benché sapessi che prima o poi sarebbe accaduto. È stato doloroso come un morso, un colpo al petto improvviso. Ho pianto, abbiamo pianto. E ho anche assistito a qualcosa che prima di allora non avevo mai percepito in quel modo. Una tenerezza dolce. Mansueto. Abbiamo fatto in tempo a perdonarci di essere quello che siamo, un baratto con un peso specifico abissale, il perdono in cambio della solitudine. Ora tocca a me, sono io quello grande, eccetera. E poi avanti, direi Ecco, per me basta questo così. è veramente vabbè, Un un pezzo passo. bellissimo, questo è veramente bellissimo secondo me, In davvero. quei Lui non legge bene, purtroppo. sì, ci sono No, dei. ma è veramente un pezzo bellissimo, quel ho pianto, abbiamo pianto. Beh, E il ritmo. Scusa, scusa, Cristiano. no, ricordo la scena, mi ricordo che ne parlavamo molto in quei giorni, ma anche con te, mi ricordo ero qua con Elisabetta, insomma, è stato. Però anche là ho cercato di non sbrodolare e la cosa che io sottolineerei mille volte è stata la tenerezza, è stata questa. Tenerezza dolce. Sì, Tenerezza questa dolce. cosa è incredibile perché più passavano i giorni, insomma, ho potuto, grazie alla rete. No, grazie al fatto che ho amici con cui condividere questo anche, è stata proprio la cosa che mi è venuta di più, insomma, che ho visto di più, mentre con altri fatti, insomma, è stato più deflagrante, ero meno È molto preparato. forte l'aspetto anche proprio di come tu affronti l'essere figli e dopo c'è il prima in cui si è figli e c'è un dopo in cui si è genitori, c'è questo passaggio. E poi c'è una frase che tu scrivi che ci si mette una vita a capire e perdonare i propri genitori. Un'altra vita ad attendere la comprensione e il perdono dei propri figli. Fa venire i brividi questa frase, ecco, a Sì. me forse. No, ma hai ragione Michela, noi che siamo genitori queste cose qua e siamo stati figli e siamo figli, queste cose qui le sentiamo e le proviamo e poi è sempre importante, io sottolineo poi come un concetto venga espresso anche proprio in questo modo, la frase di per sé è perfetta. Sì, infatti. Senti, c'è
Ci sono alcune domande che entrano un po' forse magari nello specifico, però il narratore si guarda spessissimo allo specchio. C'è questa valenza, questo riflettere e riflettersi, un'immagine che si riflette, si guarda e vede la propria evoluzione. Sì, anche quello. Non voglio fare No, no, l'interrogazione, no, spero di non metterti no, in crisi con le domande, ma perché cioè, sono figurati. molto. È quello che ti dicevo prima quando eravamo, Michela, Cristiano, te l'ho detto, ti metti in crisi perché Michela è una che il testo lo legge veramente, va Su nei. È questo bisogna darle straordinario, atto. brava veramente, Michela, devo dire, è bella questa cosa dello specchio. No, questa cosa dello specchio segue quello che dicevo prima dello scrittore. Io negli ultimi 2 anni ho preso questa fissa, questo innamoramento, e sono completamente Sì, ma prima fuori, non ho vedi che mi sono trascurato. sbagliato. Non so se Michela mi è sfuggito, ma no, hai parlato dell'autore senza farne il nome, se non sbaglio. Non No, hai il mai. narratore parlavo, eh? Dicevo del narratore Ma no, perché. Michela, dico Cristiano, parlava di un autore che lo ha influenzato molto negli Sì, ultimi no, anni. no, Ah, no, sì. con cui mi sono confrontato rispetto a questo testo che è Knausgard, Ah, Carl ecco qua. Uwe Knausgard, che aveva nominato anche Scarpa, Ah, che lui ok. ha fatto questa autobiografia. Infatti ha fatto bene Emanuele a specificarlo. Questa non è un'autobiografia, è una. Lui dice sempre: negli Stati Uniti lo chiamerebbero non fiction, vero? Si chiama non, Sì, no, no. creativa, non Non fiction fiction creativa. creativa, che è un termine che qua a Non me esiste. no. Ed è proprio questo, guardarsi i primi giorni quasi, sentire che è quello al di là dello specchio che lo guardava, più che lui che guardava a se stesso. E poi col passare dei giorni, con le varie elaborazioni, col fatto che il progetto andava avanti, col fatto che i suoi timori di rimanere chiuso dentro l'appartamentino, che ho immaginato essere l'appartamentino in effetti veneziano, che i nostri genitori ci hanno lasciato, insomma, che questo appartamento di 50 metri quadri, capirci. E io ho proprio immaginato, anche quando parlavo di acqua, non parlavo di acqua alta, no? Immaginavo com'era proprio guardarlo fuori da quella finestra. Infatti, Corrado, che non l'aveva mai visto, ne parlava ogni tanto, gli mandavo le foto, guarda qua e dove ho pensato. Corrado Passi che ti sta seguendo. Corrado Tra l'altro, Passi, di cui. vi interrompo un attimo, ma vi metto a video un'osservazione di Corrado Passi proprio, che dice: questo è un romanzo figlio di una scrittura diurna e notturna, e come tale un'opera polifonica che abbraccia valori universali. Sì, Corrado è troppo bravo, l'ha scritto per umiliarci. È veramente bravissimo. No, scherzo, ovviamente l'ho scritto con affetto e con sentimento che gli riconosco. Scusate Emma dice: l'interruzione, ma lo no, hai stava fatto ascoltando bene. e quindi mi Emma lo sono. definisce un uomo ottocentesco. Beh, sì, perché Cristiano Corrado è una persona meravigliosa. Io sono conservatore. Ieri dicevo a mia figlia, guardando tutte le macchine, vedi, io vorrei tornare alle carrozze dei cavalli. E quindi e lui è ottocentesco nel senso che Corrado è. Prima di tutto umanamente un gentiluomo, una persona di una nobiltà d'animo rara. E poi è come scrittore, la sua prosa è. Adesso non vorrei cambiare, se no, giustamente parliamo adesso di Corrado Passi, no? È una prosa meravigliosa di Sì. chi conosce la letteratura, ama la letteratura e la vita. Perché la letteratura, ripeto, è vita. Ma vabbè, giustamente, vai. Salutiamo il nostro amico Corrado Passi, a cui vogliamo Come bene. no? E Come no? spero, Michela, che lo avrai ospite anche tu, perché non credo tu vi siate mai incontrati ed è una No.
ripeto, è una persona che io e Cristiano stimiamo molto, sia come scrittore che Molto come... volentieri, se vorrà essere mio ospite, lo invito ufficialmente qui Bene, adesso. benissimo. Magari Grazie. chissà che ci sia No, effettivamente sicuramente. l'occasione. Sarebbe proprio International, troppo gentile. Prosit International, È sta vero, Florida. ormai. Veramente. Vi ha messo, vi ha detto che siete troppo gentili. Non è così, è così, non è tanto per... è Quindi. così. E, scusa, ci siamo un po' persi nella conversazione, ma è bello anche questo. Non mi ricordo più Esatto. dove eravamo arrivati, scusami, No, Fede. eravamo arrivati allo specchio, ma ho detto insomma che Sì, era certo. un Ma se vuoi fare tu una peccato. domanda, avevi Ma... detto prima che avevi qualche anche tu delle domande, quindi giustamente Ma c'hai. sai, a me interessa molto. Adesso ha citato questo autore che io non conosco e so che è un suo idolo. Tra l'altro, un autore che ha, Cristiano, dillo tu, ha scritto anche lui questa non No, io ho fiction, letto perché non fiction di quanti volumi? Sette volumi la di. sua opera di 6 volumi per un totale di 4.000 pagine e mi interessava molto perché lui, no, l'ho citato, non per, ma perché anche Scarpa l'altra volta parlando di verità aveva citato perché lui ha messo su carta tutte le cose della sua vita che lui ricordava. E Sì. È comunque sono romanzi perché, come sappiamo, la memoria è fallace per tuo fallire. definizione. E Cristiano, quindi vuoi dire però, che, scusami, vuoi prego, prego. dire qual è l'editore e anche traduttore possibilmente? Ce li hai sotto mano No, Feltrinelli, ma ce li ho di là, o no? Ah, va dovrei bene. E allora la scomparire mia dallo domanda, schermo. semplicemente, io sono sempre molto affascinato da qual è il background di letture che insieme all'esperienza alla fine formano il libro che si scrive. E quindi, appunto, oltre a questo autore, credo norvegese, giusto Sì. Cristiano? Non oso pronunciare il nome perché, appunto, Knausgård, non so. E quando hai menzionato lo specchio, ovviamente è venuto in mente Borges, però so che non è tra i tuoi riferimenti. Quindi vorrei che ci No. dicessi, ci raccontassi invece quali sono le influenze che tu stesso, magari chi legge no, ma tu stesso nella tua scrittura di questo libro, riconosci, percepisci. Beh, io sono stato per anni, in parte ancora lo sono, insomma, un autore dire, monografico. Quando mi innamoravo di un autore dove leggevo solo quello e perdevo il gusto della lettura degli altri. No, ma Emma fa una lista di cose perché ce l'avevamo sentita sulla postfazione. Io ho avuto allora, io amo soprattutto la letteratura americana. Del Novecento e della seconda metà del Novecento, Roth, McCarthy e altri su tutti, devo dire. Poi c'è stato il mio periodo russo, e il mio scrittore preferito in assoluto è Tolstoi, che ho amato molto. Ho amato molto Conrad, ho amato in età giovanile e in questo ci siamo incontrati con Emma e con un altro amico che ringrazio, che cito nei ringraziamenti, che è Stefano Zangrande di Kundera. Credo che tutti a una certa età abbiano, o perlomeno quelli della nuova generazione, abbiano divorato Kundera e anche là avete quasi tutti fino a un certo punto, poi non più. Philip E Roth. poi Philip Roth, sì, che avevo già detto, poi ho avuto un grande sbandamento per Bolaño, però questo Knausgård è l'ultimo autore monografico che mi ha stregato e tra l'altro non essendo io in termini di letture e anche di scritture possiamo dirlo un autodidatta, non sono un accademico come Emma che riesce a non lo so perché li amo così tanto li amo così tanto forse perché affrontano a modo loro gli argomenti che interessano molto a me e a me l'argomento che mi interessa
più di ogni altro, che ne ho fatto poi anche il mio mestiere, eccetera, è proprio l'essere umano, e andare a scandagliare, a esplorare quello che è, lo chiamiamo animo, insomma, l'animo umano. Mi vengono in mente questi nomi, ma poi, insomma, come tutti credo, ho letto molto, del resto non si può scrivere senza aver letto molto, e poi non vorrei, insomma, far vanto di letture. No, questi sicuramente li ho apprezzati, però non avendo capacità critiche, non saprei dire chi di questi mi ha... Dillo tu, Emma. No, a me interessano anche certi autori, cioè mi affascina sempre nelle tue fascinazioni, perché io sono sempre stato un po' ad ascoltarti, no? Perché tu sei un lettore veramente onnivoro, e tra l'altro ami anche autori che, per esempio, io non apprezzo particolarmente, come Busi e come... Busi, maestro. Vabbè. Mi sfugge il nome. Beh, Emmanuel Carrer, su cui tu hai più dubbi che no, certezze. Beh, su Carrer sì, perché Carrer me l'hai fatto conoscere tu. Sì. Bello, no? Ma gli italiani, amo, sempre negli ultimi periodi, Walter City, uno dei miei libri preferiti, che tra l'altro avevo trascurato in gioventù abbastanza, ma poi mi ha letteralmente rapito. Un libro che abbiamo letto tutti molto, che è Il gatto pardo, che anche lui secondo me scava in un modo incredibilmente bello e buono. Ecco, sul gatto pardo ci troviamo d'accordo. Sì, su alcune cose ci troviamo d'accordo, certo. Su Busi. Però a me piacerebbe, allora Emma è andato nella lettura, nel tuo rapporto con la lettura, e quindi io andrei invece vorrei chiederti il tuo rapporto con la scrittura, perché tu qui nel libro scrivi che la scrittura è un'attività totalizzante. Ecco, perché? In che senso? In che senso l'hai usato tu, ovviamente, perché... Allora, fuori poi dalle polemiche che scrivono tutti, ed è vero, eccetera, però insomma, io mi sono trovato a un certo punto della mia vita a dover prendere decisioni. Io amavo molto alcune attività collaterali, e amavo molto anche il mio lavoro, eccetera, e per la scrittura credo di aver anche rinunciato ad altre passioni che avevo. E in tal senso la considero, io l'ho sostituita alla meditazione, l'ho sostituita ad altre cose, non sono mai stato interessato, perché poi sentendomi parlare uno può pensare che io abbia fatto carriera al lavoro. No, io sono totalmente alla base del sistema per cui lavoro, perché a me interessava quello, ed è, io prima metto la lettura e poi metto la scrittura, e ti dirò di più, che quando dicevo di questo libro, io poi in questi ultimi anni ho scritto ben poco rispetto a prima. Io per una decina d'anni credo di aver fatto un libro all'anno, tipo, e poi invece non era più diventata la priorità la casa dei miei genitori dopo la morte di mio padre, quindi ce l'aveva lasciata, era diventata per me una cosa totalizzante, e aveva superato come gerarchia di valori tutto il resto, e mi ero liberato tra l'altro da questa ossessione che è la scrittura, al di là poi, appunto, come dicevamo prima, di quanto uno riesca, del fatto che pubblica con X piuttosto che Y, eccetera. Certo. Ma se io non scrivevo un giorno, mi sentivo a disagio, come non farci la doccia, o farmi la doccia, se no mi sento a disagio, non so come dire. Certo. E poi invece, recentemente l'avevo un po' messa da parte, e invece grazie a questo libro ho ritrovato invece
un'energia di nuovo, adesso mi sono messo, poi in questi anni sono, ho galleggiato un po' con le raccolte curate poi da Caterina, Elisabetta, questo Natale, quest'anno ho scritto per un'altra raccolta che uscirà credo a fine anno sulla resistenza, oltre a questo libro, e ho ritrovato progetti che mi piacerebbe portare avanti e che per i riscontri che ho sotto libro, che non sono i riscontri delle vendite e delle grandi, però sulle dimostrazioni tipo stasera tu come commentavi, no? Che ho avuto finora, devo dire che mi sono convinto e mi sono persuaso che forse vale la pena andare avanti. Certo, certo, che poi è molto interessante questo rapporto con la casa e l'appartamento invece, perché quando parli delle ragazze vengono nell'appartamento, quando invece parli dell'appartamento in cui trascorri quella settimana di acqua alta è la casa, e quindi c'è una scelta lessicale notevole, cioè io l'ho colta molto perché sono tornata indietro, mi sono riletta dei passi, insomma, perché è un libro che, come diceva Cristiana Giacometti prima, va letto un po' lentamente, bisogna assorbirlo, bisogna, e quindi cioè mi sono chiesta, ma che valenza ha la casa? Perché la casa, quando poi adesso hai detto appunto era un appartamento di 50 metri quadri, però assume tutta un'importanza, poi certi, cioè proprio segue l'evoluzione, c'è la ristrutturazione da fare, ma c'è la tua ristrutturazione interiore che è importante, insomma, e che seguiamo. Io devo farti vedere, perché quando parlavamo degli scrittori che ti hanno influenzato, comunque che hai amato, Annalisa Bruni chiede, e scrittrici? Annalisa, l'ha preso in castagna. Ma no, ha ragione. Annalisa è una delle, le porta avanti questo. Ce ne sono diverse. Sai, la verità è una verità piuttosto banale. Nel senso che io ho letto anche molte scrittrici, però ho un problema. Chi mi conosce lo sa, coi nomi. Per cui adesso dovrei star qua a pensare. No, ha ragione, promuovo tanto quanto scrittori, molte scrittrici donne, che mi hanno dato il piacere della lettura allo stesso livello. Se parliamo forse di influenze, forse meno, forse conosco meno, adesso non stavo pensando, adesso tiro fuori, non mi vengono i nomi, del resto quelli che ho nominato sono una parte di quelli che ho letto, insomma, che mi hanno, ecco, se devo essere sincero, forse influenzato meno, il piacere della lettura e la stima nei confronti di molte donne, adesso dovrei chiedere a Elisabetta di darmi qualche nome. Voglio dire, il fatto che secondo me credo che veramente il sesso, essere scrittore, non importa, non ha nessun tipo di importanza, non è che se uno Sì, 100 migliori, 100 scrittori preferiti, 10 scrittori preferiti di una persona sono tutti maschi, costui non è un maschilista, se sono tutte femmine costui non è un femminista, non c'entra assolutamente niente, la scrittura prescinde nella maniera più assoluta, però Cristiano ammira molto una poetessa veneziana che è anche mia, però a qua è Lotter, giusto? Sì, Maddalena Lotter, che abbiamo presentato la settimana scorsa a Venezia, ma non solo, ma ne avrei... Sì, no, ma è la prima che mi viene in mente perché è contemporanea veneziana, Annalisa tra l'altro... Guarda, vi metto a video, Annalisa appunto dice non volevo metterti in difficoltà, mi saltava all'occhio che fossero solo scritti. No, io sono contento invece che l'abbia messo in difficoltà. No, ma dirò di più no, adesso. Dai, come sa bene
Annalisa, in questo momento le persone più influenti nella letteratura italiana, parliamo dell'Italia, più sono donne, quelle che hanno più influenza, che sono le più... Che hanno potere, potere forse. Sì. È diverso, però, non so se... No, nel senso che non mancano gli esempi. Ad esempio, io volevo citare tra i miei, io amo i racconti. Mm-hmm. Se io dovessi nominare tre autori di racconti che mi hanno veramente, ecco, loro sì, in qualche misura influenzato, sono, e adesso faccio, come dire, confermo la figuraccia che avevo in essere, che sono Raymond Carver, che sono André Dubus, e che è la scrittrice canadese che ha vinto anche il Nobel, che adesso no, ce la volevo sfoderarla, ma non mi viene, sì, ho che ho amato già, da morire. Anche a me, sì, si è vinto il Nobel, hai ragione. Sì, canadese. Che secondo me scrive dei racconti che sono da... Ecco, se uno insegna scrittura, eccetera, specie nelle, certo. Dovrebbe citare lei, insomma. Un problema di nomi. Alice Muro. Esatto, Muro. Esatto. Muro. Esatto. Lei secondo me è infatti analizza, scrive a livelli incredibili. E cioè, poi ci sono le altre, ci sono le poetesse, molte. Ma sì, dire, ma allora, non ne farei proprio io una differenza. No, però Annalisa lo porto avanti con orgoglio questa cosa, io credo che abbia ragione, però poi c'è un discorso che non è la sede adatta. Sì, sono d'accordo anch'io. Ma io sono d'accordo con Emma, francamente, che non è una questione di genere, non perché uno legge solo romanzi di donne femminista, come diceva Emanuele prima, e solo perché uno legge solo romanzi di scritti da uomini. No, io credo che sia al di sopra questo discorso, perché ci sono scrittrici veramente profonde, veramente intense, come ci sono scrittori intensi, insomma, cioè non ne farei proprio una questione di genere, è solamente questione di andare a scoprirla, ecco, certe figure. Che... No, ma io credo che la domanda fosse quella di Annalisa, sai, non fosse, sì, fosse come nominiamo anche delle donne, vero, delle scrittrici. Certo. Ha ragione, in questo le do ragione. Comunque è davvero il tuo un libro... intenso, è un libro che si può ritornare a rileggere e che ci fa continuamente riflettere. Io ringrazio tra l'altro l'osservazione di Caterina Schiavon, che dice che sono il tipo di lettrice che leggendo riscrivo mille volte il libro. Ringrazio, cioè, però nei libri mi piace entrare e mi piace cercare di tirar fuori il cuore dello scrittore, perché io ho vissuto, leggendo il tuo libro, Cristiano, ho vissuto anche certi dissidi che hai vissuto, certo questo fare i conti con se stessi, questo dover chiudere anche dei conti anche con il passato, insomma. E quindi è importante, sono d'accordo con Corrado Passi quando dice che dalla scrittura individualista diventano cose universali. Ecco, su questo. Posso dire una cosa? Posso, Michela? Vorrei solo annunciare, ma mi sembra una cosa bella da dire, che Cristiano sarà ospite nella mia università a ottobre a presentare Acque Alte a un pubblico americano qui in Florida, Florida Atlantic. Che bello, questa è una bellissima notizia. Quindi... Penso che lo sia, sì. Certo, e tu Emanuele stai scrivendo qualcosa che tra un po' arriva il momento in cui arriverai, tornerai in Italia, quindi... Beh, ne parleremo, intanto io scrivo postfazioni, come vedi, quindi non vedo l'ora che Cristiano si mette, infatti sto cercando, lui lo sa, un po' lo incalzo a scrivere subito un altro libro, di modo che io possa scrivere un'altra postfazione. Quello no, anche una prefazione. Esatto. Sì, in realtà Cristiano, io so, lui ha una capacità anche di sentire Venezia in modo particolare, essendo un veneziano come ce ne sono pochi, ma poi ovviamente essere veneziano non è sufficiente, ma grazie al cielo ha questo talento, quindi mi piacerebbe che scrivesse
un libro dedicato alla sua Venezia, visto con i suoi occhi particolari. E dalle io foto. scriverei, io sono già in realtà ho già la postazione ancora prima del libro. È una prefazione, altro che postazione. Bene, è stato veramente piacevole Anche per me, grazie, grazie a e voi due, rigenerante. grazie. Grazie Ti Emanuele di abbraccio dai averti testato. tropici. E quindi ti aspettiamo qui in Italia. E Grazie, e grazie a chi ci ha seguito. grazie a chi ci ha Grazie. seguito, grazie a Cristiano per E averci grazie a te, dato, per averci Michele e scritto questo Emanuele. libro, per averci dato l'opportunità di presentarlo. Grazie. Vi do appuntamento a martedì. A chi mi segue, avrò con me Marilu Oliva, di cui presenterò l'audiolibro insieme al edito dal narratore, oltre che il libro, Brava ovviamente. Maria Bolivia, ecco qua un'altra Sì. donna, brava. Ecco, quindi ci sarà una Ce ne donna. sono un'infinità. Ecco, Bene, un abbraccio un e buonanotte a abbraccio tutti. a voi, buonanotte. Arrivederci.